fare marketing di relazioni sui social media. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire non spendere tutto il proprio tempo, le proprie energie e risorse nel cercare di spingere, promuovere, dare visibilità ai propri prodotti e servizi, ma di preoccuparsi prima di tutto della funzione sociale che questi mezzi svolgono. Ci danno cioè la possibilità, a differenza della televisione, dei film, dei giornali, di poter entrare in dialogo con le persone, di avvicinarci a loro. Per questo si chiamano social media. Ma se noi li usiamo per spingere, promuovere, fare pubblicità, offerte, non stiamo valorizzando questi mezzi per fare la cosa per cui sono stati progettati e realizzati. La cosa migliore che posso fare per coltivare le mie relazioni online è quello di cambiare il tipo di comunicazione da quella dove siamo noi che siamo i migliori, che offriamo questo ed ecco la nuova linea ed ecco il nuovo prodotto ed ecco il nuovo evento ed ecco il nuovo tool ed ecco il nuovo corso, a una linea di comunicazione che ascolta, che apre le orecchie, che fa domande, che ci mette la faccia con nome e cognome quando c'è un post, dove non c'è sempre una redazione anonima che parla, ma c'è una persona che firma i post, gli articoli, le bandiere sociali. Tutto quello che viene condiviso ha un nome e cognome, non è nascosto dentro un marchio generico. Alle persone piace affidarsi ad altre persone perché hanno gli stessi ideali, perché hanno dei valori etici o spirituali o materiali vicini ai loro. Ma se noi al nostro marchio non gli diamo mai la possibilità di esprimersi attraverso le voci delle persone che fanno questo marchio, stiamo togliendo un potenziale enorme alla nostra possibilità di creare relazioni di lunga durata con i nostri clienti, perché a persuaderli, a convincerli, a farli agganciare ad un'offerta, ad uno sconto speciale, non è poi così difficile. La cosa difficile è creare una relazione che duri nel tempo, avere persone che poi tornano da te, che parlano con gli altri e raccomandano i tuoi prodotti e servizi. E quindi io quello che ho imparato nel mio piccolo sono poche cose ma semplici. 1. Mettici nome e cognome alla faccia. 2. Parla con l'io e con il tu. 3. Interessati delle persone che sono i tuoi clienti e potenziali tali. Fai domande, apri le orecchie, ascolta, chiedi, senti i loro feedback e soprattutto crea un palcoscenico, un'opportunità per dare voce a chi fa la differenza nel tuo business, e cioè i tuoi clienti. Dagli la possibilità di far vedere cosa fanno loro con i prodotti, i servizi, le informazioni, i consigli che tu gli hai dato. Quali sono i frutti di ciò che tu hai offerto loro? Dare un palcoscenico ai tuoi lettori.